Buongiorno da Capo Nord. Altra bellissima giornata. Stanotte abbiamo dormito, non abbiamo messo sveglia, ce la siamo presa proprio comoda perché eravamo sguasti duri. E adesso ridiamo un'occhiata qua perché è difficile andarsene dopo la fatica fatta. E poi pian piano iniziamo a scendere verso alto. Ok, pensavamo di averle viste tutte ieri, che abbiamo visto un signore che viaggiava con il monopattino, non elettrico, monopattino con i borsoni e il carrellino dietro con delle valigie. Poi abbiamo visto un signore italiano che viaggiava a piedi con una specie di trolley con le ruote grandi. E adesso abbiamo visto due ragazzi italiani con il ciao. Assurdo. Con due Piaggio ciao, con i borsoni e tutto, e erano qua. Incredibile, davvero incredibile. Siamo andati a fare la spesa e siamo rimasti stupiti sicuramente da due cose. La prima cosa è che abbiamo notato che anche all'interno non portano mascherina. No, nessuna parte. Nessuno ha la mascherina. E l'altra cosa è che fare la spesa costa meno che da noi, ma veramente. E l'unica cosa è l'acqua, ma quello eravamo pronti per esperienza e quindi siamo andati da casa con credo 60 o 70 litri di acqua in bottiglia, quindi dovrebbe bastarci per un po'. Nel mentre abbiamo attraversato Alta e non ci siamo fermati da nessuna parte in realtà, e adesso andiamo a cercarci un posto carino dove mangiare. Bene, abbiamo mangiato e andiamo verso Tromso, piano piano, e costeggiamo praticamente dei fiordi per 5 ore, quindi oggi pomeriggio va così, di guida rilassata, e ci fermiamo a fare le nostre foto. Fantastiche che abbiamo fatto finora, e adesso pausa cena e poi continuiamo la strada verso Tromso. Non abbiamo ancora parlato di campeggi o posti da dormire, perché in queste zone qua puoi metterti letteralmente dove vuoi, anche le roulotte, cioè veramente ovunque di ogni, e i campeggi sono ovunque, c'è un campeggio ogni 3 km, quindi dormire in Norvegia puoi proprio dimenticarti il problema, anche in Svezia e Finlandia in realtà. È un alce maschio, siamo gasatissimi, è enorme. Non so se avete idea delle dimensioni di un alce, andate a guardare su internet, è più grande di un cavallo, abbastanza anche. Assurdo, bellissimo. Io non so cosa dire, sono felicissimo. Sono ormai le 10:30 e il cielo è coperto, è nuvolo, ma c'è ancora un sacco di luce, fantastico. Anzi, di solito alle 10:30 siamo a letto, a casa. E il centro è bellissimo, siamo qui sul porto, e il mix tra gli edifici tradizionali e quelli moderni, perfetto, proprio classico, nordico, bellissimo. Thank you.
Anche se non sembra, è quasi mezzanotte e siamo stanchi. Direi che oggi abbiamo dato e ci andiamo a letto. A domattina. Buongiorno. Oggi è brutto e lo sapevamo, abbiamo visto il meteo. Però doveva essere la giornata del primo trekking, perché fra poco prenderemo il traghetto che va a Senia. Ma ci sono le nuvole bassissime, quindi ho paura che dovremo rinunciare, perché non vedremo nulla. Ora comunque abbiamo 50 minuti di viaggio ad arrivare al traghetto, andiamo a vedere. Che disagio totale, perché è arrivato una macchina con sto signore con la telecamera professionale e sì. Ci ha detto che era della televisione norvegese, sta facendo un documentario sul turismo qui in questa zona della Norvegia e ha beccato noi qui, ci ha chiesto se ci poteva fare qualche foto e abbiamo detto sì, il problema è che qualche foto è diventata un'intervista così dal nulla senza chiedere, quindi ci ha un po' spiazzato, è stato strano e quindi ci troverete nella TV norvegese. Siamo a Senja e alla base della partenza del trekking Segla Head. Qua su ci dovrebbe essere una montagna a punta e la vista dovremmo andare in cima a vederla. Infatti siamo molto indecisi se azzardare che andiamo su nella speranza che si apra un po' nel mentre o se lasciar stare. Abbiamo rinunciato al trekking e abbiamo fatto bene, perché intanto ci siamo spostati e le nuvole non si spostano, non si alternano, che non tira una bava d'aria, non c'è vento e quindi sono tutte le nuvole inchiodate lì sui monti. È un peccato perché le montagne qui sono super frastagliate e invece niente. Non vedremo niente oggi, mi sa. Bergsbotn, vista dall'alto del fiordo. Il problema è che qui ci sono montagne molto alte che non vediamo. Oggi proprio ci sono ste nuvole basse che ci fregano. Qui a Senja ci sono delle zone con delle spiagge dove l'acqua è davvero caraibica. Peccato non avere il sole per godersi il colore a pieno. E ora ci dirigiamo verso il traghetto che ci porterà verso Andoja. Direi che la giornata di oggi la battezziamo abbastanza persa. E poi domani speriamo di riuscire a fare qualcosa. Senja senza aver visto, no, stavo per dire praticamente, ma no, non abbiamo visto niente. E peccato. E poi venendo qua abbiamo dovuto fare due traghetti costosi, quindi è ancora più peccato. Ora stiamo andando ad Andenes, nell'isola, penisola di Andoja. E domani sarà uguale il meteo, quindi bisogna che improvvisiamo un po'. È valsa la pena stare fuori a congelarsi e prendersi l'aria del mondo negli occhi, perché abbiamo visto abbastanza delfini non vicinissimi e qualche puffin nell'acqua. Siamo sbarcati ad Andenes in Andoja e adesso ci spostiamo a Blake, dove credo che andremo in campeggio, che visto l'acqua, il freddo, è freddo, ci sono 10 gradi. Ci attacchiamo la nostra stufetta e ce la prendiamo in relax stasera. E c'è un trekking da fare che credo che proveremo a farlo domattina se si apre un po' il cielo. Esatto, se si fa un po' bello. Vediamo. Buongiorno. Buongiorno. Oggi è sempre brutto e non piove, ma ci sono ste nuvole basse, quindi non riusciamo a fare i trekking e abbiamo
optato per svenarci e fare il tour del whale watching per andare a vedere le balene. Vediamo come va. Ok, meglio, alla Chiara gli avevano dato la taglia uguale alla mia. Mi sembrava un pinguino. Il whale watching è andato, dai, non benissimo, ma non male. Ne abbiamo viste due, che abbiamo visto una bella pinnata. Abbiamo preso una sciaguaiata assurda perché ci siamo seduti là davanti e sul gommone con le onde, è stato impegnativo. Ora pausa pranzo, qui nel parcheggio di sta chiesetta bellissima. E proviamo un barbecue istantaneo, che là da noi non so se ci sono, non li ho mai notati, ma è fighissimo. Tu accendi proprio in un secondo con l'accendino e lui parte. Spostando da Andoia a Landoia, un'altra isola, questo era il ponte che le collega, nella speranza che le nuvole siano un po' più alte, e per ora sembrerebbe di sì, perché di là in basso si vede tutto, ma come ti alzi un po' ci sono le nuvole, quindi vediamo cosa riusciamo a vedere. Quello di prima era il porto di Sto e adesso andiamo a vedere quello di Nixund. Ci spostiamo ufficialmente dalle Vesterålen alle Lofoten. Oggi il meteo è stato un disastro come ieri. Domani è un po' incerto perché alcuni meteo lo mettono come oggi, altri invece un po' più variabile. Vedremo esatto. Quel che succederà. Quindi vediamo cosa riusciamo a fare. Sarà quel che sarà. Dai, oggi comunque è andata bene. E dai, andiamo a cercarci un posto dove dormire. Non c'è pace con il rubinetto, che in Corsica l'avevamo rotto perché avevamo chiuso il baule. L'abbiamo rirotto. Stavolta la perdeva dalla fascetta, ora ho fatto così. Speriamo di aver risolto, perché... Buongiorno. Perché stanotte il rubinetto è partito da solo, quindi probabilmente... Senza probabilmente. Perdeva, è andata acqua nel contatto e si è acceso. Quindi abbiamo perso... un bel po' d'acqua dentro il furgone, abbiamo bagnato tutto. Nel mentre siamo ufficialmente alle Lofoten, oggi come vedete è brutto di nuovo, infatti è un peccato, ci sono delle spiagge incredibili, con dell'acqua assurda, ma non renderà. Oggi ci tocca di temporeggiare, perché domani mette bello. Non riusciamo ancora a fare trekking, sono 3 giorni che aspettiamo di fare dei trekking e bisogna che corriamo come dei matti nei prossimi giorni se il meteo sarà decente per riuscire a vedere un po' tutto. Siamo arrivati a Svalbard, non abbiamo lo sfondo delle montagne ma ci accontentiamo.
Abbiamo pranzato a Coberbach e adesso non sappiamo bene dove andare, improvvisiamo.